Siamo con Sara Veltri di Umilia Web. Come è partito il progetto con Giulio Gaudiani? Allora, innanzitutto saluto gli ascoltatori e sono molto contenta di essere qui a chiacchierare con voi. Il progetto di strategia digitale è iniziato nel 2014. Strategia digitale è un podcast che tratta giornalmente news, idee e consigli per imprenditori e professionisti o appassionati di web marketing e business online. Quindi ogni giorno condividiamo delle pillole, delle puntate, dei consigli che possono aiutare le persone effettivamente a utilizzare il digitale per la propria attività. Quindi è un progetto che nasce nel 2014 e attraverso la condivisione di puntate che a quel tempo erano settimanali, per cui ogni due o tre volte a settimana condividevamo questo show. Con il passare del tempo vedevamo che le persone effettivamente trovavano del valore in quello che noi condividevamo ed erano sempre più interessate a quei contenuti e ci ringraziavano sempre di più per tutto il valore che condividevamo in maniera totalmente libera. Per cui da quel momento la produzione si è intensificata sempre di più fino ad arrivare appunto a una puntata al giorno e oggi insomma siamo felici di poter dire che Strategia Digitale è il primo podcast di business in Italia, infatti insomma nella categoria affari di iTunes lo trovate tra i più richiesti e il nostro focus è proprio continuare a investire delle risorse e soprattutto tanta passione in questo progetto, perché l'obiettivo è sempre quello di aiutare le persone e quindi se possiamo farlo attraverso un podcast lo dobbiamo sfruttare al massimo. E con Strategia Digitale avete anche portato l'incremento dei libri da leggere, fate vincere questi libri. Com'è nata questa idea? Allora, è nata un'idea da una lettura di Millionaire. Millionaire è il mensile di business più letto in Italia e vedevamo che avevano lanciato questa idea dei libri in regalo e noi abbiamo pensato, visto che trattiamo le tematiche del web marketing e del business online, perché non dare ancora più valore alle persone prendendo questa idea e facendola nostra e contestualizzandola naturalmente. Quindi ogni mercoledì noi scegliamo un libro, lo leggiamo, naturalmente non lo leggiamo il mercoledì, lo leggiamo durante la settimana, però ogni mercoledì poi condividiamo il contenuto di quel libro, quindi perché può essere effettivamente rilevante e interessante per le persone, spesso anche intervistando gli autori stessi. Quindi cerchiamo di condividere la cultura digitale anche attraverso il libro, che è uno strumento che non morirà mai, quindi è uno strumento di aggiornamento molto potente e lo mettiamo in palio, quindi diamo la possibilità agli ascoltatori, ai finanziatori di Strategia Digitale di vincerne una copia cartacea che viene spedita direttamente a casa sua. Allora, io ho visto l'ultima puntata per quanto riguarda il libro e c'è stato questo era un radiofonico che adesso si è messo a fare dolci, si è messo a fare, e era uno dei cofondatori che poi ha dato vita anche a Radio DJ. Sì, allora, questa è una storia veramente molto interessante perché abbiamo conosciuto Basilio al Web Radio Festival, al Mashable Social Media Day a Milano, che c'è stato insomma qualche giorno fa, e lo abbiamo conosciuto proprio perché lui lì aveva un food truck, un carretto, chiamiamolo così, in cui vendeva prodotti siciliani. Quindi lui fondamentalmente vendeva del cibo siciliano alle persone che erano lì durante l'evento. E chiacchierando, c'è una persona veramente smart che va contro le regole, e questa persona ci ha raccontato che effettivamente aveva una storia nel mondo radiofonico, era un appassionato di musica. E essendo una persona che andava contro le regole, nonostante il papà gli dicesse no, non puoi fare quello di lavoro, siccome era la sua passione, lui ha investito tutte le sue risorse per fare questo, ma per fare molto di più. Non a caso, venendo dalla Sicilia ed essendo appunto avendo una cultura di buona cucina, e da un lato portava avanti la sua passione per la radio, dall'altro lato vendeva prodotti siciliani alle persone che partecipavano all'evento. Allora, Umilia Web è anche un sito web? Sì, su umidiaweb.com
www.radiofonico.com/strategia digitale trovate le informazioni sul nostro podcast, la possibilità di iscrivervi, di fruire di tutti i contenuti, di iscrivervi anche al canale Telegram in cui potete scoprire backstage di quello che succede al di là del podcast stesso, quindi dietro le quinte, le pillole. E su patreon.com/giuliocaudiano invece potete diventare anche voi produttori esecutivi del podcast con un finanziamento mensile che vi porta poi ad avere moltissimi vantaggi.